Giuseppe Montalbano, anche CNA, fa parte adesso del tavolo che la Commissione ha istituito per insomma, la vicenda che riguarda questo parco commerciale. Intanto, come è vostra categoria? Che cosa pensate di questo progetto? Ma intanto salutiamo positivamente l'istituzione di questo tavolo permanente, ringraziamo il Presidente Raimondo Bruccolieri, Presidente dell'attività della Commissione Consigliere Attività Produttive. Io penso che questo tavolo non debba occuparsi solo ed esclusivamente di questa vicenda del parco da Basi, ma possa essere l'occasione anche per rideterminare, no? E avviare un ragionamento di confronto per quanto riguarda anche lo sviluppo di questa città. Uno sviluppo evidente che ha trascurato quelle che sono le attività artigianali e commerciali nel centro storico, ma nello stesso tempo noi crediamo che alla luce di questa determina, di questa, come dire, determina commissariale si possano introdurre elementi di liberi tutti. Cioè, mentre abbiamo delle certezze che era dato dal piano regolatore, dalle prescrizioni esecutive, il fatto che se questa determina abolisce una o tutte le prescrizioni esecutive, in questa città credo che ci sia un problema serio di una regolamentazione quando parte anche la questione commerciale che induce a serie riflessioni. L'avvocato della ditta, della società che ha presentato il progetto, ha parlato addirittura di benefici per i commercianti, insomma per la città in generale, dalla costruzione di questo parco. Lei comunque un addetto al settore, cosa ne pensa? Io non so quali sono, se un'attività possa avere benefici o crearne dei problemi. Noi crediamo che bisogna agire nell'ambito delle regole certe. Le regole certe significa che in una città come Sciacca c'è un'adeguata proporzione per quanto riguarda i metri quadri adibiti alle aree artigianali, alle aree commerciali e quant'altro. Qui il problema non si tratta di un'iniziativa che è legittima dal punto di vista giuridico. Per carità, una società viene al Comune di Sciacca e dice: io voglio realizzare questo progetto. Il problema è l'istituzione comunale, quindi la politica e la parte tecnica che devono stabilire se in quanto ce n'è di bisogno o come bisogna organizzare la stessa. Ma noi riteniamo che questa operazione abbia qualche lacuna e che l'accesso agli atti possa fare luce su parecchie cose. L'avvocato, io ho sentito l'intervista, l'avvocato sta parlando di un decreto del TAR, quindi di una sentenza del TAR senza alcuna opposizione e che di fatto ha dato ragione alla proposizione solo della società, non ascoltando probabilmente gli altri che potevano dire qualcosa. Penso il Comune di Sciacca, penso tante altre cose. C'è una materia che è importante. Le questioni urbanistiche sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, che oggi è stato messo da parte. A cosa sono serviti tutti questi anni nell'elaborazione di un piano regolatore di Sciacca? A cosa sono servite mettere le prescrizioni esecutive per regolamentare tutta una serie di questioni? Sono domande legittime che ci stiamo ponendo proprio alla luce, nel rispetto della politica, della legalità e di quant'altro. Anche nel rispetto delle società che richiedono giustamente e legittimamente dal punto di vista imprenditoriale e giuridico la richiesta dell'apertura di un parco commerciale o d'altro, ma nello stesso tempo dobbiamo tutelare anche questa città. Giuseppe Caruana, anche Confcommercio da oggi fa parte del tavolo che la Commissione ha istituito su questa vicenda che riguarda il parco commerciale. Vogliamo sapere la vostra opinione. No, noi abbiamo già scritto e lo abbiamo fatto anche grazie al vostro input rispetto a un servizio di qualche mese fa che diceva che appunto l'iter era ripreso, e quindi da quello abbiamo preso spunto per dire: come mai non c'è stata nessun tipo di interlocuzione e di dialogo su tematiche che riguardano il commercio? Da quello abbiamo preso spunto e abbiamo fatto un documento che probabilmente oggi ha portato anche al risultato di avere istituito una commissione permanente su questa attività che guarderà a questo importante impatto progettuale, ma che deve anche vedere oltre quali sono le problematiche legate alla
all'impalcatura complessiva della produttività del commercio, quindi delle strutture produttive del commercio, perché qui c'è bisogno che si riprenda in mano il piano commerciale, perché altrimenti senza una regola certa poi le regole vengono fatte ad hoc per alcune situazioni. In questo caso la situazione è stata talmente grande, talmente enorme, che probabilmente, come non ce ne si è accorti prima, è una cosa che vogliamo capire, perché ci siamo arrivati oggi al commissariamento, è da capire. Si parla di inerzia, ma ci sono interlocuzioni costanti e continue tra amministrazione e uffici che dobbiamo capire, e quindi rispetto alla richiesta agli atti che il Presidente della Commissione Produttive, Raimondo Bruccoleri, che ringraziamo per la sua sensibilità, metterà a disposizione della Commissione, e valuteremo anche questi aspetti. Per noi tutti gli investimenti sono importanti sul piano commerciale. Dobbiamo essere capaci di sviluppare la città nel giusto modo e di tutelare l'esistente. Eppure, a sentire l'avvocato della società, la 2F, ha parlato addirittura di effetti benefici sul commercio per Sciacca. Lei che ne pensa? Non ha detto a settore? No, sono valutazioni chiaramente che ognuno fa per la propria parte. Secondo noi è giusto capire qual è, invece, e l'abbiamo chiesto nella nostra nota, qual è il reale, se ci sono degli studi che realmente possono comprovare qual è il reale impatto sul commercio esistente, oppure se magari è migliorativo anche per la parte commerciale esistente. Non lo sappiamo, perché nel senso che non abbiamo strumenti per poter dire l'uno o l'altro. È questo che chiediamo noi all'amministrazione, e chiediamo anche all'amministrazione, e quindi anche adesso attraverso la Commissione Attività Produttive, il tavolo che abbiamo istituito, di capire qual è il reale indirizzo di sviluppo commerciale che si vuole intendere per la città, no? Perché ci sono anche degli aspetti che riguardano per esempio il turismo, che riguardano l'indirizzo che questa città vuole prendere, che sono concatenati ad una serie di scelte come questa. Tutto qua. Calogero Segreto, Italia Nostra fa parte del tavolo che stamattina si è istituito per fare luce su questa vicenda che, secondo il Presidente della Commissione Attività Produttiva, ha molte ombre. Lei è dello stesso parere? Sì, noi abbiamo accolto con favore l'invito del Presidente della Commissione, anche perché questo tipo di operazione può avere un riverbero rispetto a quella che è l'attività del centro storico. C'è il pericolo di assistere a un ulteriore svuotamento che è già in atto, basta andare via Licata o percorrere le strade del nostro centro storico per vedere come le attività commerciali vanno scomparendo. Quindi, siccome riteniamo che il commercio è una componente della vita del centro storico, non è solo quella edilizia, quella dei beni culturali, abbiamo aderito favorevolmente. Sì, io sono d'accordo pure con il Presidente, ci sono delle situazioni un poco, poco chiare, delle responsabilità di inadempimenti che vanno precisate, ma io ritengo che ci siano pure delle responsabilità politiche al di là di questo. E quando dico politiche mi riferisco sia all'amministrazione comunale ma anche al Consiglio Comunale, perché è stato il Consiglio Comunale che è stato depauperato dei suoi poteri, quindi ci si aspettava un colpo di schiena da questo punto di vista. Ora si tratta di vedere le carte, vedere cosa c'è di regolare, cosa non c'è di regolare. Ci sono delle cose, per esempio c'è il piano commerciale che non è stato approvato, si possono rilasciare le concessioni di tipo commerciale senza piano commerciale. Questo progetto comporta varianti allo strumento urbanistico, non comporta varianti. Ecco, probabilmente la prossima volta entreremo nel merito per vedere queste cose.